Gyananjana Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dveta Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, benvenute, benvenuti allo studio della Sri Chaitanya Charitamrita Antya Lila, capitolo primo, il secondo incontro di Rupa Goswami con il signore Sri Chaitanya Mahaprabhu. Allora abbiamo letto nei giorni scorsi questi due versi che rileggiamo perché ci conducono al modo in cui è possibile comprenderli Sri Chaitanya citava questo verso generalmente mentre danzava e cantava davanti al carro del Ratayata. Sri Chaitanya Mahaprabhu recitava un verso, ma nessuno sapeva perché stesse recitando quel verso in particolare. Soltanto Svarupa Damodara conosceva l'intenzione del Signore nel recitare quel verso. Sulla base dei sentimenti del Signore, egli citava altri versi per permettere al Signore di gustare i dolci sentimenti. Rupa Goswami, tuttavia, comprese le intenzioni del Signore e compose così un altro verso che attraesse Sri Chaitanya Mahaprabhu. Questo è il verso che citava cantava Sri Chaitanya Mahaprabhu, quella stessa persona che mi ha rubato il cuore nella giovinezza, ora è di nuovo il mio padrone. Quelle sono le stesse notti e gli stessi chiari di luna del mese di Chaitra. C'è lo stesso profumo dei fiori malati e della foresta di dalla foresta Kadamba spira la stessa dolce brezza. Nella nostra relazione intima, anch'io sono la stessa amante. Eppure la mia mente non è felice qui. Desidero tornare là, sulle sponde del Reva, sotto l'albero Vetasi. Questo è il mio desiderio.
E Rupa Goswami compose questo verso: mia cara amica, ho incontrato il mio vecchio e caro amico Krishna su questo campo di Kurukshetra. Io sono la stessa Radharani e ora ci incontriamo di nuovo. Ciò è molto bello, eppure vorrei essere sulle rive della Yamuna sotto gli alberi di quelle foreste. Vorrei sentire la vibrazione del suo dolce flauto che suona sulla quinta nota in quella foresta di Vrindavana. E adesso passiamo alla parte di oggi che abbiamo già letto ieri questo verso. Sri Chaitanya, un giorno mentre Rupa Goswami stava lavorando al suo libro, Sri Chaitanya Mahaprabhu improvvisamente apparve. Non appena Ridhastakura e Rupa Goswami videro arrivare il Signore, si alzarono entrambi e si gettarono a terra per offrirgli i loro rispettosi omaggi. Sri Chaitanya Mahaprabhu li abbracciò entrambi e si sedette. Allora, Ridhastakura, il suo impegno d'amore era il canto del santo nome. L'impegno di Rupa Goswami era diverso, era scrivere. Non è che non cantasse il santo nome Rupa Goswami, ma il suo impegno principale era quello di scrivere. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Saddharma Sanstapako. E Haridastakura è il Namacharya e Rupa Goswami invece ci ha offerto le più intime realizzazioni attraverso proprio questo modo. Questo ci deve far comprendere quanto è importante. Spesso Srila Prabhupada diceva: io ho tradotto tutti questi libri non solo per essere venduti, ma noi dovremmo comprendere, perché questo contengono il significato più profondo. Il Signore chiese: che genere di libro stai scrivendo? Prese una pagina del manoscritto, costituita da una foglia di palme, osservando la sua calligrafia sottile, rimase molto soddisfatto. Compiaciuto, il Signore elogiò lo scritto dicendo: la scrittura di Rupa Goswami è simile a perle. Ma leggendo il manoscritto, Sri Chaitanya Mahaprabhu vide un verso su quella pagina e appena l'ebbe letto fu sopraffatto dall'amore estatico. Io non so quanto nettare abbiano prodotto le due sillabe Krishna. Krishna ha due significati principali. Krish significa infinitamente affascinante e Na significa la fonte di ogni beatitudine. Quando è cantato il santo nome di Krishna sembra che danzi nella bocca e allora desideriamo avere moltissime bocche. Quando quel nome entra nell'orecchio desideriamo avere milioni di orecchie. E quando il santo nome danza nel cortile del cuore, conquista le attività della mente, rendendo inerti tutti i sensi. Qui Srila Prabhupada spiega che questo verso è incluso nel Vidagdha Madhava, la parte che è riferita ai divertimenti di Vrindavana, l'altro è il Lalita Madhava, opera teatrale in sette atti, in cui Srila Rupa Goswami descrive i divertimenti di Sri Krishna a Vrindavana. Sloka Suni Aridasa Aila Ullasi Nacite Lagila Slokera Arta Prasamsi. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu ebbe recitato quel verso, Aridastakura, ascoltando quella vibrazione, si riempì di giubilo e cominciò a danzare elogiandone il significato. Non c'è mai invidia fra un Vaishnava e l'altro, perché lo scopo non è la propria gloria, ma il piacere dell'amato. Hai visto che l'amato è Sri Chaitanya, sia per Rupa che per Haridas, la loro felicità è questa. Krishna Namera Mahima Sastra Sadhu Mukhejani Namera Madhuri Achekan Nai Suni. Bisogna imparare a conoscere la bellezza e la posizione trascendentale del santo nome del Signore
ascoltando le scritture rivelate dalla bocca dei devoti. In nessun altro luogo possiamo ascoltare la dolcezza del santo nome del Signore. Quindi la dolcezza del santo nome del Signore non è un'acquisizione tecnica dei significati dei mantra, ma è il flusso d'amore degli innamorati di Dio. La vibrazione la posizione trascendentale del santo nome del Signore, ascoltando le scritture rivelate dalla bocca dei devoti. In nessun altro luogo possiamo ascoltare la dolcezza del santo nome. Nella spiegazione Srila Prabhupada dice, nel Padma Purana è affermato, Atasi Krishna Namadi Nabhavet Griyam Grayam Indriani. Non si può cantare e ascoltare il santo nome trascendentale del Signore servendosi indriani, dei sensi di questo mondo. Non è possibile. Eppure noi diciamo, ma io sono costretto, perché anche se lo facciamo nel modo più sottile, cioè con la mente è sempre un senso di questo mondo. È il sesto senso. Dopo i cinque sensi che tutti conosciamo, la mente è ritenuta il sesto. La vibrazione trascendentale del santo nome del Signore è completamente spirituale. Se è spirituale, può manifestarsi in un cuore trascendentale, cioè spirituale. Perciò deve essere ricevuta da una fonte spirituale e deve essere cantata dopo averla ascoltata da un maestro spirituale. Chi ascolta il canto del mantra Hare Krishna deve riceverlo direttamente dal maestro spirituale attraverso l'ascolto. Se Sanatana ci ha proibito di ascoltare il nome di Krishna cantato da non Vaishnava come attori e cantanti professionisti, perché in tal caso non produrrà alcun effetto. Tale canto è paragonabile al latte toccato dalla lingua di un serpente, come è affermato nel Padma Purana. Quindi questo ci dice, è vero che il canto fatto da persone molto esperte a cantare, con strumenti, può essere molto attraente, ma non è questo il principio. Il principio è la purezza di chi vibra questi nomi. Cioè, è molto semplice da comprendere, no? Cioè, se c'è una persona innamorata di un'altra, lei dicendo il suo nome, in questa vibrazione c'è tutto il trasporto del suo amore verso questa persona. Un'altra persona potrebbe cantare questo nome con l'aiuto di una voce meravigliosa, di un sentimento devozionale, con strumenti, ma non avendo lo stesso sentimento d'amore. Quindi è chiaro che è molto attraente, ma non c'è la stessa purezza e forza e trascendenza soprattutto. Cioè trascendenza in questo senso significa potere spirituale dell'altro. È per quello che bisognerebbe ascoltare il santo nome da un puro devoto, da un innamorato di Dio. Cosa significa ascoltare? Che noi percepiamo il suo sentimento. E cerchiamo di entrare in questo sentimento. No? La vibrazione sonora trasporta il sentimento ed è per quello che è così importante. Brahma ascoltò la vibrazione sonora del flauto di Krishna, il Gayatri Mantra, e da lì poté comprendere come fare il suo servizio, vale a dire la creazione secondaria dell'universo materiale. Noi possiamo comprendere i primi due versi che ha citato Sri Chaitanya e Raghunatha Goswami se purifichiamo il nostro cuore attraverso la vibrazione sonora. Cioè il Signore ci ha offerto tutto, perché nel suo nama c'è tutto,
Adesso poi ci saranno versi che ci spiegheranno. Se noi più entriamo in questo sentimento del puro amore, chi ascolta il canto del mantra Hare Krishna deve ricevere dal maestro spirituale. Tale canto è paragonabile al latte, vabbè, il canto non puro è come il latte, però, cioè il nome è quello, ma è toccato da una coscienza non così pura. Per quanto è possibile, i devoti si dovrebbero riunire per cantare il santo nome del Signore Krishna in modo che coloro che cantano e sia coloro che ascoltano possano trarre beneficio. Tabe Mahaprabhu Dane Kari Alingana Madhyana Karite Samudre Karile Gamana. Così Sri Chaitanya Mahaprabhu abbracciò Haridas Thakura e Rupa Goswami e si diresse verso la riva del mare per compiere i suoi doveri di mezzogiorno. Aradine Mahaprabhu Dekhi Jagannatha Sarvaboma Ramananda Svarupa Sata Sabi Mile Chali Aila Sirupe Milite Patte Tandra Guna Sabar Lingan Kahite. Il giorno seguente, dopo aver visitato come al solito il tempio di Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu incontrò Sarvabhauma Bhattacharya, Ramananda Rai e Svarup Damodar. Tutti insieme andarono da Sila Rupa Goswami e lungo il cammino il Signore lodò molto le sue qualità. Dui sloka kai prabura aila mahasuka nija bhaktira guna kai ana panchamuka. Sri Chaitanya Mahaprabhu nel recitare i due versi importanti aveva provato un grande piacere, come se avesse cinque bocche e cominciò a glorificare il suo devoto. E quello riferito al sentimento di Radharani e questo riferito al canto del Santo Nome. Quindi i due versi, spiega Srila Prabhupada, menzionati sono quelli che iniziano Priya Soham, che è il primo, che ripete il sentimento di Sri Chaitanya, del verso che Sri Chaitanya cantava davanti al carro del Ratayatra, e Tunde Tandavini, che è quello riferito al Santo Nome. E qui ci sono tutti i più grandi associati del Signore. Il Signore sembra che voglia stimolare. Perché quello che vedremo è molto importante per comprendere, e il Signore lo dirà, che i devoti non hanno invidia fra di loro. Invidia nel senso io sono il primo, sono il più apprezzato. L'apprezzamento che il Signore ha per uno dei suoi devoti è l'apprezzamento verso tutti. Quando si entra in questa visione che non è facile da ottenere, perché le competenze non sono proprio il principio dell'amore, no? Sono il preludio, ma non sono il principio dell'amore. Perché le competenze possono tenere nascosto in sé il principio della competizione, dell'invidia, no? E qui il Signore sarà molto contento di vedere che tutti sono contenti del suo riconoscimento a Rupa Goswami. Sarvaboma Ramanande Pariksha Karite Sirupera Guna Danare Lagil Karite. Il Signore cominciò a elogiare le qualità trascendentali di Rupa Goswami in presenza di Sarvaboma Bhattacharya e Ramananda Roy soltanto per mettergli alla prova. Rupa Goswami era giovane ed era appena arrivato. No, questi sono Sarvaboma. Era conosciuto come il più grande saggio di tutta Jagannath Puri, Ramananda Rai. Il Signore ascoltava da lui i divertimenti, eppure qui incomincia a elogiare Rupa Goswami. Isvara Svabhava Bhaktera Nalaya Parada Alpa Seva Bau Mane Atma Paryanta Prasada.
È una caratteristica di Dio la persona suprema non considerare con serietà un'offesa commessa da un puro devoto. Il Signore accetta qualsiasi piccolo servizio offerto da un devoto come un favore così grande da essere pronto a concedere persino se stesso. Che dire quindi di altre benedizioni? Britya sya passyati gurun api na parada sevam manag api kritam bahudhabi paiti avik skaroti pisunes api nabhyasyuham silena nirmala matir purusottamo yam. Dio, la persona suprema, conosciuto come Purusottama, la più grande di tutte le persone, ha una mente pura. È così buono che se anche il suo servitore è coinvolto in una grave offesa, non considererà una cosa molto grave. Se invece il suo servitore gli offre qualche piccolo servizio, il Signore lo terrà in grande conto. Perfino se una persona invidiosa lo insulta, il Signore non manifesta collera nei suoi confronti, tali sono le sue grandi qualità, perché lui si pone come il benefattore del suo devoto, costantemente, va al di là e viene fatto l'esempio della madre che non è che dipende, il suo amore dipende da alcune circostanze in cui il figlio potrebbe essere anche sgarbato. Coscientemente e incoscientemente. Lei va al di là, perché il suo amore va al di là di queste temporanee manifestazioni. Così il Signore. Questo verso si trova nel Bhakti Rasamrita Sindhu, proprio di Srila Rupa Goswami. Bhakta Sanghe, Prabhu Ahila Dekhi Dui Jana, Dandavat Ana Kaila Charana Vandana. Quando Haridas Thakur e Rupa Goswami videro che Sri Chaitanya Mahaprabhu era arrivato con i suoi intimi devoti, immediatamente si gettarono a terra come pezzi di legno e offrirono preghiere ai loro piedi di loto. È una combinazione incredibile, Rupa Goswami e Haridas Thakur insieme. E il Signore organizza queste cose proprio e lui Rasaraj, l'imperatore Akila Rasamrita Murti del Rasa sa come creare le combinazioni giuste. Bhakta Sanghe Kaila Prabhu Danare Milana Pindate Vassila Prabhu Lana Bhaktagane. Fu così che Sri Chaitanya Mahaprabhu e i suoi devoti personali incontrarono Rupa Goswami e Haridas Thakur. Poi il Signore si sedette in un luogo elevato insieme con i suoi devoti. Rupa, Aridasa, Duni, Vasila, Pindatale, Sabara, Agrae, Na, Uttila, Pindaropare. Rupa Goswami e Haridas Thakur si sedettero ai piedi della piattaforma dove Sri Chaitanya era seduto. Tutti chiesero loro di sedersi al medesimo livello del Signore e dei suoi compagni, ma essi non vollero farlo. Purva sloka pada rupa prabhu agya kahila lajjate na pade rupa mauna darila. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu ordinò a Rupa Goswami di leggere il verso che aveva ascoltato prima, Rupa Goswami, molto imbarazzati, non riuscì a leggerlo, ma rimase in silenzio. Qui si Chaitanya Mahaprabhu, e come vi ho detto, lui non è diverso da Krishna, è Rasaraj, no? Vuole rimescolare questi rasa, vuole offrire il meglio ai suoi, tutte le grandi personalità, manifestazioni divine, fanno questo con le persone che gli sono più vicine. Per fargli comprendere la profondità dell'oceano del rasa. Svarupa Gosani Tabe Sei Sloka Padila Suni Sabara Citte Chamatkara Ahila. Allora Svarup Damodar Goswami recitò il verso e quando tutti i devoti l'ebbero ascoltati furono colpiti da un grande stupore.
chamatkar, perché loro colgono il profondo significato. Lo colgono ancora di più per il desiderio di Sri Chaitanya di offrirgli questo. E qui c'è una scienza incredibile che per noi adesso è molto difficile di cogliere nel suo pieno significato. È qualcosa di una profondità inimmaginabile. Qui non è semplicemente il potere di uno sloka, ma è la profondità, la purezza della relazione che c'è e che il Signore desidera sviluppare con i suoi associati, con i suoi devoti. Questa è l'essenza proprio. Priya so Yam Krishna Sachari Kurukshetra Militas Tata Ham Sarada Tat Idam Ubayo Sangam Sukam Tatapianta Kelam Madura Murali Panchama Jose Manome Kalindi Pulina Pipina Spriati. Quindi prima cita il verso che Rupa aveva parafrasato quello di Sri Chaitanya. Mia cara amica, ho incontrato il mio vecchio e caro amico Krishna su questo campo di Kurukshetra. Io sono la stessa Radharani e ora ci incontriamo di nuovo. Ciò è molto bello, eppure vorrei essere là, sulla riva del fiume Yamuna, sotto gli alberi di quella foresta. Desidero ascoltare la vibrazione del suo dolce flauto che suona sulla quinta nota in quella foresta di Vrindavana. Provate a immaginare Rupa Goswami nella sua umiltà, nella sua profonda contemplazione del Signore, è come una lettera profondissima d'amore all'amato. No? E l'amato la sbandiera di fronte a tutti. No? Potete capire il sentimento degli uni e di lui e degli altri. Qui l'abbiamo letto, il Signore sembra che abbia fatto apposta. Il Signore cominciò a elogiare le qualità trascendentali di Rupa Goswami, quindi possiamo capire Rupa Goswami che cosa prova nel suo cuore, infatti non era riuscito a leggere il verso. In presenza di Sarvabhauma Bhattacharya e Ramananda Rai soltanto per metterli alla prova. L'amore non ha una fine. Questi sono devoti elevatissimi, eppure l'amore si rinnova costantemente. Raya Bhattacharya Bale, Tomar Prasada Vine, Tomar Ridaya e Janil Kemane. Dopo aver ascoltato questo verso, Ramananda Rai e Sarvabhauma Bhattacharya dissero a Sri Chaitanya Mahaprabhu la stessa cosa che disse Svarup Damodar. Senza la tua misericordia speciale, come avrebbe potuto Rupa Goswami comprendere i tuoi pensieri? Sri Chaitanya Mahaprabhu è in grado di comprendere se quello che dicono lo dicono con un filo di gelosia o lo dicono con pieno amore. Tanto lui l'ha fatto solo perché tu l'hai benedetto. Noi entriamo in queste dinamiche molte volte non con una piena purezza. E il Signore nel nostro cuore capisce molto bene questo. La pura devozione è qualcosa di incredibile, di travolgente. Non è una professionalità, non è una capacità, ma è il principio vitale stesso. Nella relazione spirituale. Tanto è tutto merito tuo, Signore. E così,
Comprendere questi punti è molto importante per noi. È così? Tutto merito del Signore, non c'è nessun merito di Rupa? Amate Sanciari Purve Kaila Siddhanta, Yesaba Siddhanta, Brahmanai Paya Anta. Sri Ramanandarai ammise che in precedenza Sri Chaitanya Mahaprabhu aveva infuso il suo potere nel cuore di Rupa Goswami affinché potesse esprimere affermazioni elevate e decisive alle quali neppure Brahma aveva accesso. Tate Jani Purve Tomar Panche Prasada Tata Vina Nai Tomar Ridayu Muvada. Se tu non gli avessi precedentemente concesso la tua misericordia, dissero, non gli sarebbe stato possibile esprimere i tuoi sentimenti interiori. Allora qui entriamo in una dimensione che solo il nostro cuore può sondare. Solo il nostro cuore può sondare nella nostra relazione d'amore con l'amato. Perché può essere visto in due modi. Non diversi, ma molto differenti. Può essere visto nel senso che, ma allora cosa abbiamo da offrire noi? Cosa abbiamo da offrire noi? E Sri Chaitanya vuole proprio testare questo. Avete sentito, Krishna Das Kaviraj Goswami ha scritto proprio per metterli alla prova. Vuole proprio testare questo. I devoti riconoscono la misericordia speciale di Sri Chaitanya Mahaprabhu verso Rupa Goswami con le parole che seguono. Quel famosissimo verso che cantiamo spessissimo. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Sva Padamtikam. Quando Srila Rupa Goswami Prabhupada, che ha istituito in questo mondo materiale la missione di soddisfare i desideri di Sri Chaitanya Mahaprabhu, mi concederà il rifugio dei suoi piedi del loto? Quindi senza Rupa non è possibile comprendere. Noi siamo tutti definiti Rupa Nuga, seguaci di Rupa, perché Rupa in questo mondo, confermata da tutti questi altri grandi devoti, ha ricevuto, e ieri abbiamo cercato di spiegarlo, e lo rispiegheremo anche oggi un po', la misericordia di Sri Chaitanya di comprendere il più profondo significato del suo sentimento. Ricordiamo brevemente che Rupa Goswami è la principale assistente di Srimati Radharani come Manjari nella relazione eterna dei divertimenti di Sisi Radha Krishna. È quella che può percepire, partecipare alle più intime manifestazioni d'amore di Sri Radha Krishna. Quindi, da ciò che sappiamo, molte volte Lalita stessa, che è la più cara amica di Radha, va da Rupa a mangiare e chiedergli: dimmi a riguardo di questo, perché lei nemmeno lo sa. Lalita è qui è presente come Svarup Damodara e Visakha è presente come Ramananda Rai. Quindi possiamo appena comprendere la profondità di ciò che sta succedendo. Ma allora questo fatto di descrivere queste cose, gli stanno dicendo, è solo questione della tua misericordia. Ma che cos'è questa tua misericordia? Una magia? Cioè, da che cosa parte questa predilezione? È un fatto tecnico? È una scelta tecnica? O c'è un principio personale di relazione?
Questo noi possiamo sondarlo perché il Vedanta Sutra ci dice Atato Brahma Jigyasa, adesso inquisisci sulla verità assoluta, in associazione con i devoti, appunto, i devoti dovrebbero discutere di queste cose fra di loro, proprio per poter arrivare a soddisfare ancora di più il Signore, no? Senza competizione, senza lotte. Senza voler portare avanti la propria visione, perché non è il modo. Ma qui il Signore li mette proprio alla prova per vedere su dei principi elevatissimi. Quindi lo scambio d'amore è uno scambio d'amore. Però adesso noi in questo mondo, per noi è molto difficile sondare lo scambio puro d'amore che c'è nella realtà trascendentale. Solo il maestro spirituale, i sadhu e le scritture ci possono aiutare un po' a percepire. Ma questo è lo scopo della vita. Perché? L'abbiamo spiegato. Se tu vuoi soddisfare una persona, devi conoscerla. E allora questo verso ci fa capire, si cetanya mana bista. Lui, mana bista significa lui ha compreso i più profondi e reconditi sentimenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ma perché? Cos'è? Un automatismo che il Signore gli ha inserito nel cuore? E allora quale sarebbe la relazione? Allora è tutto un macchinario che si muove meccanicamente. Allora, comprendere il principio dell'amore, del prema, non è molto semplice, perché bisogna essere pieni di prema per comprendere il prema, no? Però questo è come dire, ci fa venire l'acquolina in bocca, come quando vediamo delle preparazioni meravigliose, con un profumo buonissimo. Allora ci viene il desiderio di gustarle. Qui il Signore ci fa venire il desiderio di gustare il reale amore e la reale libertà, mostrando le sue profonde relazioni con i suoi devoti. No? Una persona sana ha desiderio di entrare in questo mondo, che è illimitato. Qui dice. La speciale funzione di Srila Rupa Goswami consiste nello stabilire i sentimenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Questi sentimenti sono il suo desiderio di vedere la sua misericordia speciale diffondersi in tutto il mondo nel corso di questo Kali Yuga. Prithivite acceyata nagaradi grama, sarvatra panchara aibe moranama. Il suo desiderio è che tutti nel mondo intero, in ogni città, in ogni villaggio, conoscono Sri Chaitanya Mahaprabhu e il suo movimento del Sankirtan. Non in modo stereotipato, forzato. La diffusione non è un inculcamento di un principio, ma è la condivisione dell'amore. Il proselitismo non porta a nulla. No? È una condivisione d'amore, come sta succedendo qui. Rupa Goswami ricevette l'incarico di mettere per iscritto tutti questi sentimenti del Signore. E come l'ha fatto lui? Nessun altro l'ha fatto. Quindi, se vogliamo un riferimento supremo, qui Sri Chaitanya lo sta facendo lui personalmente. Noi non siamo più intelligenti di lui. Ci sta dicendo, lui ha compreso il mio cuore in modo più profondo di chiunque altro. E ora di nuovo per la misericordia di Sri Chaitanya, questi stessi sentimenti sono diffusi in tutto il mondo dai servitori di Goswami e i devoti che sono semplici e puri e che apprezzano questo tentativo. Prabhukai Kaha Rupa Natakera Sloka, Ye Sloka Sunile Lokera, Yaha Duke Sloka. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse allora: Mio caro Rupa, ti prego di recitare quel verso della tua opera teatrale che ha il potere di scacciare ogni infelicità e lamento da tutti coloro che lo ascoltano.
E questo invece è quello riferito al santo nome. E vi ho detto, c'è un... noi se li leggiamo inconsapevoli di questo, che relazione c'è? Eh? Che relazione c'è? Me lo chiedevo stamattina. Che relazione c'è? Sembrano uno completamente diverso dall'altro. Ma non è così, perché il santo nome non è una... il canto del santo nome non è una questione mentale, tecnica, e quello dice, o di altro genere, ma è della stessa portata, della stessa sostanza. Bara bara prabhu yaditare agya dila tabe seislokera rupa gosani kahila. Quando il Signore ebbe insistito ripetutamente, cioè immaginate che il Signore va a tirar fuori le vostre più intime rivelazioni a Lui e le mette in pubblico di fronte a tutti. Rupa Goswami è proprio il simbolo della tolleranza, dell'umiltà, no? Cioè immaginate come si è sentito, ma il Signore lo forza, perché l'amore è sempre un intervento da uno sull'altro. Krishna è fatto del puro amore per Radha e Radha è fatto del puro amore per Krishna. Ed è proprio questo scambio fra due che porta l'amore a una profondità sempre più grande. Quindi, io non so quanto nettare abbiano prodotto le due sillabe Krishna. Quando il santo nome di Krishna danza nella bocca, allora noi vorremmo avere moltissime bocche. Quando quel nome entra nell'orecchio, desideriamo avere milioni di orecchi. E quando il santo nome danza nel cortile del cuore, conquista le attività della mente, rendendo inerti tutti i sensi. Cosa ci offre qui Krishnadas Kaviraj Goswami? La visione più elevata, secondo Sri Chaitanya Mahaprabhu, poi lui ce l'ha offerta negli Shishastaka, del canto del Santo Nome. Yata Bhakta Brinda Ara Ramananda Raya Sloke Suni Sabara Ahila Ananda Vismaya. Quando tutti i devoti di Sri Chaitanya Mahaprabhu, e in particolare Ramananda Rai e Visakha, l'amica più intima di Radha, ebbero ascoltato quel verso, si sentirono colpi di felicità trascendentale e furono colti da una grande meraviglia. Che cosa percepirono loro? Cosa videro loro? E per noi è impossibile comprenderlo. Nel cuore di personalità così, noi adesso siamo costretti dalla nostra intelligenza e mente a vedere, ad avere delle sensazioni, ad avere una certa realizzazione. Ma Atata Brahma Jigyas, noi dovremmo inquisire qual è la visione più cara al nostro amato, alla nostra amata. E questo come lo possiamo fare? Avvicinandoci al sentimento che hanno i devoti più cari e innamorati di loro. Quindi capire il sentimento di Ramananda Rai, degli altri devoti, o di Rupa Goswami quando l'ha scritto, che cosa avevano in mente, cosa pensavano del Signore. Questa è la visione che non parte dalla nostra intelligenza, dalle nostre prospettive, perché come possiamo? No, noi è proprio questo il principio dell'entrare nella compagnia del Signore, grazie all'aiuto dei suoi più intimi associati. Sabe bale nama mahima sunyacha par emana madhurya kea nai varnehar. Tutti ammisero che tra le molte affermazioni di gloria del santo nome del Signore, mai, questi sono i più grandi associati del Signore, mai avevano ascoltato una descrizione così dolce come quella di Rupa Goswami. Raya Kai, con
Grantakare Enajani, Yahara, Bitare Seisi Danterakani. Ramananda Rai chiese: che genere di opera teatrale stai scrivendo? Possiamo capire che è una miniera di affermazioni conclusive, non di affermazioni belle, conclusive, cioè che vanno al fulcro della sostanza stessa. È per quello che i sei Gosvami, soprattutto Rupa, Sanatana, vabbè, Jiva, Raghunatha, che non ha scritto tanto, lui più che altro nel sentimento, hanno proprio portato il principio dell'intimo sentimento che è lo scambio d'amore fra Sisirada e Krishna. Svarupa Kaya Krishna Lilara Natakikarite Vraja Lila Pura Lila Ekatravarnite. Svarupa Damodar rispose per Srila Rupa Goswami: voleva comporre un'opera teatrale sui divertimenti di Sri Krishna. Aveva progettato di descrivere in un unico libro i divertimenti di Vrindavana e quelli di Dvaraka e Mathura. Arambiyachila ebe Prabhu Yagyapana Dui Nataka Karitece Vibhaga Kariya. Aveva cominciato in questo modo, ma ora, per ordine di Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'ha divisa in due parti e sta scrivendo due opere distinte, una che tratta dei divertimenti di Mathura e Dvaraka e l'altra che si riferisce ai divertimenti di Vrindavana. Vidagda Madhava Ara Lalita Madhava Dui Natake Prema Rasa Adbhuta Sabha. Le due opere si intitolano Vidagda Madhava e Lalita Madhava. Entrambe descrivono in modo meraviglioso l'amore emozionale estatico per Dio. Spiegazione. A questo proposito, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ci informa che Srila Rupa Goswami compose l'opera teatrale Vidagda Madhava nell'anno 1454 e terminò il Lalita Madhava nell'anno 1459, quindi dopo 5 anni. La conversazione tra Ramananda Rai e Srila Rupa Goswami e Jagannath Puri ebbe luogo invece nel 37, quindi un po' di anni prima. Raya Kai, Nandi Sloka Pada Dekhi Suni, Sirupa Sloka Pada Prabhu Yagyamani. Opere di questo genere non è che sono scritte così, cioè, è proprio qualcosa di profondissimo che viene vissuto attraverso Rupa Goswami, attraverso quando ha detto ha avuto la misericordia, le benedizioni di Sicitania. Cosa vuol dire? Che il signor Chaitanya, vedendo il suo desiderio, il suo grande ardor d'amore, gli ha offerto se stesso. Quella è la misericordia. Quando uno offre se stesso all'altro, entrambi si offrono. Rupa Goswami ha un desiderio, un logliame incredibile. Se Chaitanya lo percepisce e offre se stesso, questa è la misericordia, non è un miracolo, non è una magia che trasforma automaticamente, perché l'amore non può essere così. No? E noi lo percepiamo profondamente da questi scritti. No? Usciamo da quell'aspetto metafisico della spiritualità, perché in queste scritture, l'avete notato, se Chaitanya non alimenta nessuno di questi, a volte c'è qualche storia di questo genere, ma lui le frena tutte. E vi ricordate, i devoti, tutti, anche i più elevati, volevano andare a vedere Kalia che danzava su, Krishna che danzava su Kalia. No? E se Chaitanya ha detto, avete visto allora Krishna che danza su Kalia? In realtà era un barcaiolo con la sua lampara. No?
Sri Chaitanya Mahaprabhu è venuto a portarci un principio d'amore reale, puro, purissimo, che si basa sulla relazione d'amore. Non c'è nessuna magia particolare, nessuna metafisica. E ci fa sperare perché ci dice nel cuore, nell'essenza, nel profondo di ognuno di noi c'è la possibilità di questo scambio d'amore. E il Signore lo desidera, come lo desidera dai suoi associati che sono giunti a quel livello, così lo desidera da ognuno di noi. E questo è il principio del servizio devozionale. Servizio devozionale è proprio offrire, e man mana, offrire se stessi nella manifestazione più profonda. Raya Kai Nandi Sloka Pada Deki Suni Si Rupa Sloka Pade Prabhu Yagyamani. Ramananda Rai disse: ti prego, recita il verso introduttivo del Vidag Damadava in modo che io possa ascoltarlo ed esaminarlo. Così Sri Rupa Goswami, per ordine di Sri Chaitanya Mahaprabhu, recitò il verso. Ricordiamoci che Sri Chaitanya Mahaprabhu sta anche testando i suoi devoti. Ricordate, avete mai fatto il gioco con la margherita? Ogni petalo mi ama, non mi ama, mi amano. Quanto mi ami? L'amore è sempre anche arricchito da questo principio, di incontro e separazione. Quanto mi ami? Qui Ramananda Rai dice: voglio esaminarlo. Per esaminarlo. Quale sarà la motivazione di questo esame? Voglio esaminare per aumentare ancora di più il mio amore, o voglio esaminarlo per trovare qualcosa che non va? Ma questo è sempre presente. Il puro amore è libero da tutte queste condizioni, cioè non utilizza nessuna energia per qualcosa di negativo, ma solo di positivo. Questo è il significato di puro devoto. Perché utilizzare la propria energia per analizzare, criticare, giudicare? Perché non la usi per amare ancora di più? L'unica differenza è questa. Cioè il puro devoto è interessato solo ad aumentare il suo amore, a aumentare il grado di soddisfazione dell'amato. In quello è contenuto tutto. Anche quando c'è, come qui, un'analisi, Sri Chaitanya vuole capire, ma questa analisi su che sentimento è fatto? Allora, se è fatta per aumentare l'amore sia di Ramananda Rai e di Rupa, quello, infatti poi lo dirà Sri Chaitanya, è questa è la qualità suprema dei devoti fra di loro, l'apprezzamento. Se invece c'è un secondo fine, quello lì non è più nell'amore, è uno spreco. Il puro devoto non spreca neanche, pensate, le gopi dicono, e si lamentano per il battito delle palpebre, non sprecano neanche quello, figuratevi se sprecano un po' della loro energia per qualcosa che è fuori dal principio dello scambio d'amore. Che scambio d'amore c'è quando ci preoccupiamo di noi stessi? Quando siamo spaventati, impauriti, quando ci lamentiamo, c'è uno scambio d'amore? Quello è egoismo. A volte noi pensiamo, oh, questa è una sensibilità. No, quello è pure egoismo. Capite? Qui è uno studio superiore alla Chaitanya Charitamrita, mette qualcosa in modo molto vicino a noi, sono appena 500 anni fa, in una relazione con persone che non sono come all'epoca di Krishna, che lanciano Brahmastra, che hanno poteri incredibili. No? E allora lì è difficile identificarsi con Karna.
con Asvattama, con Arjuna, è molto difficile, hanno dei poteri incredibili, ma qui sono persone che sono molto vicine a noi. Shivananda Sena che si prende cura di un cane, capite? Non fanno cose magiche. E allora possiamo vederlo, qui non c'è nulla di magico, di particolare, sono un gruppo di devoti che si incontrano. Che cos'è la cosa meravigliosa? È il loro profondo amore. Sudam Chandrinam api madurinanmodam damni dadana radadi pranaya gana sarai surabitam samantat santa podgama visama samsara sarani pranitam te trisnam Aratu, Ari, Lila, Sicarini. Praticamente questo è un verso del Vidagda Madhava. Possono i divertimenti di Sri Krishna ridurre le sofferenze del mondo materiale e distruggere tutti i desideri negativi? I divertimenti di Dio, la persona suprema, sono simili al Sicarini, un misto di yogurt e zucchero candito, e si superano perfino il nettare prodotto dalla luna perché distribuiscono la dolce fragranza delle concentrate relazioni di amore Srimati Radharani e delle gopi con Krishna. Questo è un verso molto significativo, simile a quello della Gopi Gita, Tava Katamritam Tapta Jivana. Il parlare dei tuoi divertimenti è la nostra vita stessa. Possono i divertimenti di Krishna, loro sono la soluzione a ogni problematica di questo mondo materiale. Ma non solo sono la soluzione al problema, sono il principio d'amore stesso. Perché? Perché questo ci offre l'amore di Srimati Radharani e delle gopi a Krishna. E noi su questa linea possiamo entrare. Perché è lei, Srimati Radharani, che traccia la linea dell'amore. Perché lei conosce Krishna come nessun altro. Noi non potremo mai conoscere Krishna come lei. Quindi come potremo soddisfarlo? Perché la soddisfazione è sempre in base a quanto conosci. E questo è tutto il principio della ragione per cui Sri Chaitanya Mahaprabhu è venuto. Raya Kai, Kai Ishta Devara Varnana, Prabhura, Sankoce Rupa Nakare Patana. Ramananda Rai disse: ora ti prego, recita i versi che descrivono le glorie della divinità che adori. Tuttavia, preso dall'imbarazzo, Rupa Goswami esitava per la presenza di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ci fermiamo qui perché entriamo adesso in un campo. Capite, il principio del santo nome è la porta, è il decoder per entrare in questa realtà. Questo è quello che ci ha spiegato dai versi di ieri e di oggi. Cioè, prima ci ha presentato la più alta percezione di questo amore, di Radha verso Krishna, e poi dopo ci dà la soluzione. In questa era non c'è altro modo. Non c'è altro modo che attraverso il canto del santo nome, perché il canto del santo nome è Krishna stesso, si offre gratuitamente, ma allo stesso tempo per arrivare al succo, al centro, bisogna desiderare di purificare il proprio cuore. Altrimenti il nama è sempre Krishna. Mi ami o non mi ami? Quanto mi ami? Quindi l'amore noi lo dimostriamo principalmente attraverso l'applicazione del canto del santo nome. Perché quello è il metodo che il Signore ci ha offerto. E
tutti hanno detto non c'è, fra tutte le descrizioni che abbiamo sentito, non abbiamo mai sentito una descrizione di questo genere. Quindi noi dobbiamo percepire se sta avvenendo quello che Rupa Goswami ci descrive, che Sri Chaitanya e tutti i devoti hanno apprezzato. E Bhaktivinoda Thakur lo descrive così bene in quel canto, Mama 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 Mana Mandire, resta nel tempio del mio cuore. Lì dice, quando danza nel cortile del cuore, non c'è più altro se non ciò che è favorevole a lui. Bhakti Priti Mala Chanda, devozione, amore, ghirlanda e chanda. Cioè tutto il resto non c'entra. Come vi ho detto, sprecare anche un attimo per qualcosa che non è connesso all'amore è uno spreco enorme. Quindi quando il cuore diventa il ricettacolo perfetto del nome, allora il nome si manifesta. Proprio come i devoti hanno detto, oh, ha ricevuto tutta la tua misericordia. Altrimenti non poteva descrivere una cosa così. Cosa significa? Che il cuore di Rupa è completamente dedicato a Sri Chaitanya. E allora Sri Chaitanya si manifesta nel pieno di se stesso. Quindi quando è che il santo nome si manifesterà nel pieno di se stesso? Almeno sempre a riguardo a noi, perché con ognuno c'è una relazione. Più il nostro cuore sarà suo e più lui sarà nostro. E questo è alla disponibilità di tutti noi, l'offerta di un tempo. Noi durante il giorno dobbiamo ritagliare un periodo di tempo e lo dedichiamo esclusivamente al nostro amato, cantando il suo santo nome, cercando di togliere tutto ciò che è inauspicioso. E non può essere fatto solo in quel momento, perché se la nostra mente è piena di tante altre cose, salteranno fuori in quel momento. Allora piano piano dovremo organizzare tutta la nostra vita in modo. Vi faccio un esempio semplicissimo, vi farà ridere. Anche il fatto di andare al bagno dipende anche molto dalla nostra vita. Per esempio, stamattina, mentre cantavo il santo nome, mi è dovuto andare. Uno dice: ma che c'entra tutto questo? Piano piano vi racconterò anche questo, perché ci sono tre categorie: yogi, boghi e roghi. Cioè, a seconda della nostra vita, noi, per le gopi sono dispiaciute dal battito delle palpebre, no? Cioè, vale a dire che la nostra vita piano piano deve diventare l'armonia del canto del Santo Nome. E quindi uno diventa molto attento, attento con affetto al mangiare, al dormire, al parlare, all'ascoltare. Perché tutto questo lo predispone all'incontro d'amore. Se due innamorati, prima di incontrarsi, hanno riferito tutta la loro giornata, la loro settimana al loro incontro, quando si incontrano veramente. Ma se entrambi hanno fatto tutt'altro, quando si incontrano, non si incontrano. Hanno la mente altrove. Lo capite? Questo è un principio che vale molto a livello spirituale e lo comprendiamo da questi devoti. Allora, non è che noi dobbiamo diventare santi immediatamente, perché non è possibile, no? Ma l'amore si dimostra organizzando la propria vita per incontrare bene l'amato. E il primo e più grande incontro che possiamo avere in questa era è proprio attraverso il canto del Santo Nome. Quindi incominciare a organizzare la nostra vita perché il nostro canto ci permetta di incontrare l'amato, perché noi sappiamo che lui si offrirà tanto
si esporrà a noi tanto quanto noi siamo in grado di riceverlo. Bene, grazie infinite per la vostra preziosa associazione che ci permette ogni giorno di entrare nella realtà. Questa è la realtà dell'eterna dell'esistenza. Il resto è un passaggio. Buona giornata a tutti, Rade Rade. Allora.